Nuovo appuntamento con 2020, il nostro consueto talk di approfondimento che peraltro in questa edizione va in onda con una forma che varierà. Abbiamo una prima parte e vedete me a condurre, poi cederemo il testimone al buon Ugo Floro che si occuperà di uno dei ballottaggi previsti per domenica in Calabria con un confronto con i candidati sindaco. Noi invece iniziamo da un sindaco che è già stato eletto e governa da qualche tempo, Michele Tripodi, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi Primo dell'invito. cittadino di Polistena, lo ricorderete, lo abbiamo già avuto nei nostri studi perché oltre a essere al vertice di un'amministrazione che è, come dire, abbastanza dinamica e politicamente molto attiva sul panorama regionale, è anche un primo cittadino che scontra la sua quotidianità con un problema che è particolarmente grave ed avvertito in Calabria. Ci riferiamo al tema della sanità. Perché in quel di Polistena c'è un ospedale che continua, ahinoi, ad essere al centro delle vostre attenzioni proprio per le mancanze che lo caratterizzano. C'è una recentissima iniziativa, forse lei ha perso il conto delle iniziative organizzate per l'ospedale di Polistena. Di cosa si tratta e soprattutto qual è l'obiettivo, la determinazione da qui alle prossime settimane? Sì, Polistena, come si sa, è noto, è un presidio, vi è un presidio ospedaliero a Polistena SPOC, che purtroppo nel tempo ha visto tutta una serie di problematiche che hanno avuto delle ripercussioni inevitabili sui servizi e sull'assistenza sanitaria. Nel territorio della Piana di Gioia Tauro è l'unico ospedale di riferimento, che molto spesso supplisce anche a carenze che provengono dagli altri territori. Mi riferisco all'area del Vibonese, mi riferisco pure alla parte della Locride. Tenga conto che il numero di parti all'anno è di circa 1.000, quindi stiamo parlando Certo. tre parti al giorno, ma il numero delle prestazioni anche chirurgiche, sia in ortopedia che in emergenza, quindi del comparto operatorio, sono prestazioni che si incrementano poiché l'offerta sanitaria in questo periodo, anche post-Covid, è severamente aumentata. Cosa sta succedendo a Polistena? Succede che dal 1° luglio non ci saranno anestesisti nel numero sufficiente per poter garantire supporto al comparto operatorio. Per entrare ad operarsi in una sala operatoria c'è la necessità che vi sia almeno un anestesista per poter Certo. sedare chiaramente il paziente sottoposto all'intervento. Ecco, dal 1° luglio il rischio è che i pochi anestesisti già scoppiati e stressati, questa mattina mi venivo informato di una crisi da stress che la reggente del reparto rianimazione anestesia di Polistena ha avuto. È impensabile poter arrivare a queste condizioni. Stiamo parlando di un presidio ospedaliero che è importante nella geografia della Sindaco, sanità. la interrompo perché, come lei certamente sa, peraltro come ribadito recentemente dalla visita del sottosegretario Costa a Cosenza, il tema del personale, il tema dei temi nell'ambito della sanità nazionale e calabrese in particolare. Dicevo, la interrompo perché, per esempio, il presidente Occhiuto, commissario alla sanità, ha palesato la sua intenzione di chiedere al governo la possibilità di introdurre un sistema di premialità per i medici che dovessero scegliere di venire in Calabria, perché lei sa bene che nella competizione tra una struttura sanitaria calabrese e una struttura sanitaria fuori regione è evidente che si scelga quella non in Calabria per una serie di ragioni che è inutile elencare. Insomma, questo tema del personale nella sanità è un tema molto complesso per quanto riguarda l'inserimento delle nuove figure. Certo, Lì cosa ma pensate? a questo aggiungo pure che c'è una competizione non a livello nazionale, la competizione è interna ai nostri ospedali, cioè i medici scelgono gli ospedali che danno più complessivamente una qualità anche del Del servizio lavoro, prestato. Quindi certo. cosa succede?
che se non si fanno graduatorie uniche regionali, e io questo l'ho anche chiesto personalmente al presidente Occhiuto, succede che le graduatorie rimangono deserte nelle ASP come quella di Reggio Calabria, che presentano più problemi dal punto di vista logistico, strutturale. Perché poi la carenza di organico non è la carenza di una unità per reparto, quella si tampona. Il problema è che ci sono reparti sul nostro territorio che dovrebbero avere come la rianimazione anestesia 12-15 medici, invece ce ne hanno 5. Questo è il tema. Quindi anche che un medico magari si voglia decidere di venire a Pollistena a fare l'anestesista rianimatore, sa già che il campo è minato, sa già che deve subire dei turni strazianti, sa già che ci saranno delle condizioni No, borderline. non è Quindi il classico incentivo, no, appunto, diciamo. non è la premialità, qua c'è Certo. un problema di sopravvivenza. Quindi io da questo punto di vista dissento, se si pone l'argomento in questi termini, posso apprezzare l'impegno, lo sforzo da parte del Presidente, ma certamente non siamo nelle condizioni di poter scegliere su un piano qualitativo paritario. Siamo nelle condizioni di dover invece dare una risposta alla domanda di sanità che purtroppo è stata trasformata in emergenza, cioè qua siamo eternamente in emergenza. Gli ospedali nostri sono un'emergenza continua. E quindi dal 1° luglio che fate? Saremo lì a presidiare, faremo noi il presidio permanente in ospedale, fin quando non sarà scongiurato questo pericolo, perché uno dei temi è proprio quello delle partorienti. Cioè, qua non si tratta di rimandare l'intervento di colecisti o un intervento che si può gestire anche con qualche giorno in Come più. si dice, quando si decide di Quando nascere, si decide di nascere, si bisogna nasce. assicurare a chi entra in sala parto, per qualunque complicanza vi possa essere, quindi bisogna assicurare che ci Tra sia l'altro un lei anestesista. diceva mille parti, quindi stiamo ragionando di un coefficiente doppio rispetto al limite dei 500 che, come lei sa, consentono il mantenimento in apertura di un punto nascita in Assolutamente, ospedale. ma anche perché lì sono state sul territorio della Piana altre strutture private, convenzionate, che prima erogavano questo tipo di servizi, sono state chiuse. Quindi stiamo parlando che negli ultimi anni l'ospedale ha, non dico raddoppiato, ma ha allargato la sua, ha ampliato la sua offerta, perché i cittadini devono essere assicurati anche Senta, nel diritto alla vita, no? A certo, nascere. rispetto a questo tema, dunque a questo rischio che riguarda gli anestesisti, il livello di interlocuzione qual è? Ma io sono stato, anzi, ho parlato con la dottoressa Di Furia perché è da qualche settimana che vi è Certo. una nuova figura ai vertici dell'azienda che mi è parsa disponibile, ma il punto è che però dal 1° luglio serve una risposta concreta, ma non solo, aggiungo, per il reparto di anestesia e rianimazione. Qui si tratta di dare una risposta complessiva al bisogno di sanità che c'è. Nelle stesse condizioni ci sono reparti come la cardiologia, che dal 1° luglio avrà soli 3 medici in organico. Cioè, un reparto di cui fino a poco tempo fa si è sempre sentito parlare bene, perché noi abbiamo un UTIC, quindi abbiamo anche la terapia intensiva coronarica, che tra l'altro associata pure all'elisoccorso, offre pure in entrata dei servizi a coloro che stanno male, perché noi abbiamo fortunatamente realizzato all'esterno dell'ospedale, e questo lo abbiamo fatto con fondi nostri, una pista per l'elisoccorso che funziona H24. Credo che siamo l'unica forse in Calabria che ha proprio la sede naturale davanti all'ospedale. E questo è un qualcosa di cui anche il presidente Occhiuto si è meravigliato quando gliel'ho detto. Poi è venuto e si è reso conto di questa potenzialità che ha l'ospedale di Pollistena. Quindi non vedo per quale motivo non si voglia investire in risorse umane, e perché poi, tra l'altro, le poche risorse che l'ASP riesce ad assumere vengono mandate in altri presidi ospedalieri, in particolare al presidio ospedaliero di Locri, che certamente ha più problemi forse di noi, ma Certo. non bisogna ridurre nemmeno ad una guerra tra poveri, tra Pollistena e No, Locri. La sanità deve essere tutto, però il problema forse l'approccio corretto effettivamente, siccome siamo
l'attenzione di tutti è orientata alle nuove assunzioni, alla sanità che verrà, insomma, 2500, quelle autorizzate. Ecco, forse un piano di organizzazione che tenga conto in concreto delle diverse vocazioni dei presidi ospedalieri sarebbe più opportuno. Faccio una riflessione ad alta voce, la invito ad una considerazione, nel senso che una considerazione politica, la percezione che si ha è che purtroppo in Calabria siamo arrivati su diversi temi. Stiamo parlando di sanità, ma la stessa cosa vale per la depurazione, giusto per citare un tema delle ultime ore. Siamo arrivati al punto in cui sembra di vedere davanti la definizione di possibili soluzioni, però nel frattempo la situazione della quotidianità è quella che è il contrasto tra programmare la soluzione e poi scontrarsi con. Ma assolutamente, è proprio come dice lei, cioè noi non disponiamo di una visione immediata per dare risposte ai cittadini, perché tra l'altro anche questo programma del PNRR che è da 300 milioni e più forse, che è stato come dire, propagandato anche da chi se ne è occupato, io credo che non sia la risposta. Perché anche lì si parla di spese per investimenti infrastrutturali. Non stiamo parlando di risposte per le assunzioni del personale, perché col PNRR la spesa No, finanziabile è per certo. investimento. Beh, Quindi sono autorizzate 2500 extra, cioè assunzioni nuove, però voglio ho dire, capito, ma tra l'autorizzazione e l'assunzione reale, l'ospedale di quale? comunità. Sì. Che in un territorio della piana dove non esiste o comunque l'offerta sanitaria è compromessa, per le cronache che conosciamo, cioè Certo. come lo riempiamo di contenuti? Cioè chi ci va a lavorare in queste strutture, che tra l'altro sono strutture non nuove, ma strutture che debbono essere ristrutturate, e uno dei temi è anche l'inflazione oggi, Cioè, dei che costi, è ha chiaro. fatto di lievitare i costi, quindi rispetto alla programmazione, quindi ai prezziari, perché questo è un altro tema, anche per la costruzione dei nuovi ospedali. Pensiamo alla costruzione dei nuovi ospedali, sono tutti progetti datati. Penso all'ospedale della Piana, che dal mio punto di vista non sarà mai realizzato. Appunto per questo, le volevo fare questa osservazione perché noi abbiamo sostanzialmente, diciamo, questi quattro ospedali che ballano un po' da qualche anno. Peraltro alla presentazione del progetto dell'ospedale di Vibo Valentia mi ricordo che io, insomma, avevo appena iniziato a fare questo lavoro, perché è passato qualche annetto. Sibari è in uno stato, diciamo, Più abbastanza avanzato. avanzato. Cosenza ha recentemente scelto, proprio ieri, il Consiglio Comunale la localizzazione a Vibo Valentia in prefettura. Con tutti gli attori protagonisti si è mosso qualche passo. Per quanto riguarda l'ospedale della Piana, si ha tutta l'impressione che forse, insomma, il ritardo è destinato, no, ad aumentare. Da questo punto di vista, la vostra richiesta qual è? No? Perché è evidente che uno dice sì, ma dobbiamo fare il nuovo ospedale. Ma la nostra richiesta, intanto ci sono delle risorse che sono state stanziate Appunto. per la diagnostica, qualche milione di euro anche per gli interventi infrastrutturali. Ma noi chiedevamo che la convenzione che fu firmata dal nostro EU commissario Cotticelli, sostanzialmente era. Quale dei due? Quale dei due Cotticelli? Cioè quello che era in sé, Sì, diciamo. ma quella Vabbè. non discuto, No, vabbè. credo che sia stata Era una firmata. battuta, Certo, diciamo, che ci stava. no, ci sta assolutamente. Diciamo il Cotticelli cosciente ha firmato Appunto. con Invitalia, credo, Sì. questo protocollo dove elenca tutta una serie di interventi per la Calabria con delle risorse importanti che già ci sono. L'ospedale di Polistena è stato incluso in quest'elenco. E sembrava che ci potesse essere un finanziamento di 9 milioni di euro a valere sui fondi NAIL, quindi doveva essere l'INAIL, come ha fatto Per per altri altri pezzi posti. di sanità e anche Certo. per le scuole nel nostro paese, Certo. questi 9 milioni di euro dovevano essere un finanziamento dell'INAIL. Ora, io mi chiedo, ma il progetto
Noi abbiamo insistito su questa cosa, 9 milioni di euro comunque sono delle risorse importanti. Beh, certo, che possono essere, sono bruscolini, possono essere utilizzate per la ristrutturazione e ammodernamento dei reparti. So che questa è una notizia che mi è stata data proprio questa mattina, di un intervento di riqualificazione del pronto soccorso. L'ASP ha stanziato 84.000 euro, quindi è passata, c'è stata questa autorizzazione alla spesa, perché effettivamente saranno date diciamo, locali e attrezzature migliori, più salubri di quelli attuali, ma non basta, è del tutto insufficiente. Noi pensiamo che l'immagine di un ospedale è anche come si presenta dall'esterno. Certo. Io stamattina ho fatto cancellare una scritta, ho fatto anche un post su Facebook dove praticamente qualcuno aveva scritto in basso rilievo, dopo le opere di rifinitura, aveva scritto macello Polistena, deridendo l'ospedale e anche quei pezzi di buona professionalità. Beh, che comunque ci sono e che fanno fatica, per le motivazioni che abbiamo detto, a lavorare in quelle condizioni. Per una serie di ragioni sono quindi non è giusto per eroici. Gli utenti, non è giusto, ma sono andato io perché quella scritta campeggiava chissà da quanto tempo. Ecco, anche questi segnali sono segnali che fanno prevalere la logica della rassegnazione a quella della protesta, della lotta, della mobilitazione. E la pandemia sappiamo bene che ha anche silenziato, oltre che gli operatori sanitari, i problemi, anzi li ha accentuati. Certo. Ora dobbiamo riappropriarci di questo diritto a protestare, a pretendere attraverso la nostra protesta e la nostra mobilitazione, che continuerà fin quando non ci saranno delle risposte concrete, a pretendere che il diritto alla salute sia garantito su un territorio di frontiera come il nostro. Allora, se lei è d'accordo, Sindaco, considererei per il momento esaurita qui la discussione sul tema sanità e sulla mobilitazione che, come avete sentito, ha preannunciato il Sindaco, il presidio permanente a partire dal 1 luglio, quando nell'ospedale di Polistena potrebbe concretizzarsi il rischio di una riduzione di figure professionali che in un ospedale sono particolarmente necessarie anche per garantire la funzionalità di altri servizi e di altre risposte. Le dicevo, consideriamo chiusa per il momento qui la pagina relativa alla sanità. Le volevo però chiedere, è fresco l'elenco di progetti finanziati in Calabria con il contratto istituzionale di sviluppo Svelare Bellezza. Un contratto istituzionale che in questa prima fase, per una progettualità definita a priorità alta, ha previsto una serie di interventi, 110 a fronte di circa 900 richieste. Prima domanda, c'è Polistena? In quello a priorità alta non l'abbiamo visto. Seconda domanda, che valutazione dà di questa operazione dopo, naturalmente conoscendo il suo di progetto e avendo visto, sebbene solo per titoli, i progetti che sono stati finanziati? Noi abbiamo partecipato con tre progetti, di cui uno era appunto riguardava il centro storico, quindi stavamo parlando di svelare, ecco, volevamo svelare la bellezza del nostro centro storico facendo riemergere in un'area urbana abbastanza popolata e frequentata soprattutto nelle ore notturne, tutto ciò che di bello, a partire dalla pavimentazione, poteva esistere sotto questi palazzi del Settecento, con dei portali antichi di cui Polistena fortunatamente abbonda. L'altro progetto era un progetto che riguardava la riqualificazione paesaggistica di un fiume che praticamente attraversa il nostro territorio e dove vogliamo realizzare, in parte c'è stato già finanziato, un parco avventura con tutta un'area che poteva riscoprire e dare un'identità anche naturalistica ai luoghi. I fiumi sappiamo bene, soprattutto quelli che attraversano gli abitati, che sono rappresentativi anche di una storia. Certo. E di una cultura anche antica. L'altro progetto riguardava il completo rifacimento del nostro teatro, del nostro auditorium. Polistena è sede di una residenza teatrale ministeriale, anche lo è stato in passato di una residenza teatrale regionale, tra le poche residenze che abbiamo in Calabria, che dà cultura e bellezza tutto l'anno. Ecco,
avevamo tentato, ecco, di attenerci al tema, che era quello di svelare bellezza. Alla fine ci ritroviamo, non sappiamo per quale criterio, che spero non sia stato un criterio politico, ci ritroviamo un elenco diverso con degli interventi a pioggia che in parte, ritengo io, non li ho letti tutti, ma svelano poca bellezza o comunque raccontano tutta un'altra storia che non vorremmo, ecco, che si ripeta in Calabria, perché i contratti istituzionali di sviluppo devono anche costituire sui territori un effetto moltiplicatore, cioè io faccio l'intervento, cerco di creare posti di lavoro, occupazione, sviluppo, dando dunque, restituendo a questi territori che evidentemente non sono riusciti a svilupparsi anche in forma strategica qualcosa. Invece assistiamo, abbiamo detto, anche al finanziamento di qualche strada, per carità, l'accessibilità è sempre un fatto prioritario sui nostri territori, perché spesso abbiamo strade trasformate in mulattiere, ma svelare bellezza vuol dire un'altra cosa. Le città sono state quasi tutte escluse, quindi i comuni capoluogo. Io mi chiedo chi e come ha operato per stilare questa graduatoria. Mi auguro che Polistena quantomeno sia a livello intermedio con i suoi 3 progetti che rappresentavano per la città un valore oltre 10 milioni di euro. Almeno con uno dei 3 ci aspettiamo che, di essere quantomeno al secondo turno ripescati. Però è ovvio che assistendo ad alcune diciture e quindi frontespizi dei progetti, un po' di domande e di dubbi. Tra l'altro le volevo fare questa domanda, perché è una delle cose che pensavo, avendo letto anch'io i titoli, no, diciamo, di questi progetti, che accade per esempio quando si sceglie di costruire qualcosa, può essere un ponte piuttosto che una cattedrale, piuttosto che qualcosa di altamente significativo per una città, che venga fatto un concorso di idee, no? E che le idee progettuali vengano sì valutate da chi ha le competenze per farlo, ma vengano anche rese pubbliche affinché i cittadini possano vedere direttamente di cosa si tratta, no? Per cui capita spesso che, per esempio, vinca un progetto, ma magari l'umore popolare era per un altro, un'altra delle soluzioni progettuali. Sarebbe interessante in queste valutazioni, per esempio, prevedere che i progetti fossero quantomeno in abstract, quantomeno a grandi linee consultabili, perché dal titolo, voglio dire, tranne qualcuno. Guardi, la città metropolitana di Reggio Calabria ha fatto proprio così. Il suo programma è stato esposto in una conferenza stampa, perché era anche lì, si trattava di un altro CIS. Però lei capisce, 898 in questo, sì, le richieste. Okay, sì, 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 è ovvio. È ovvio che noi ci aspetteremo qualcosa in più. È facile leggere un elenco, vedremo quali saranno i contenuti anche di questi progetti. Certo, sarebbe bello che la partecipazione popolare fosse uno dei requisiti. Io per esempio ho realizzato il piano strutturale garantendo un'ampia partecipazione dei cittadini, fino anche dei bambini. Cioè i bambini, abbiamo sottoposto dei questionari al gruppo di lavoro per dire che cosa manca nella tua città. Certo. E alla fine è venuto fuori un piano strutturale con una potenzialità strategica. Ecco, ad esempio, uno dei criteri poteva essere anche quello di documentare quali fossero state le azioni per i piani strutturali. Siamo forse 40 comuni in Calabria che sono riusciti ad abbinare nei propri piani strutturali una parte strategica, quindi con una vocazione allo sviluppo. Tutto questo è mancato. Io credo che sia un modo forse non molto decoroso di fare una pubblicità istituzionale, anche perché questi parlamentari, che adesso non si capisce neanche dove andranno a finire, vogliono fare sui territori forse per prepararsi nella campagna elettorale del prossimo anno. Ma ritengo che quella Calabria meriti delle risposte, e tutti quei comuni che attendevano, sono stati illusi, debbono richiedere proprio di avere delle spiegazioni precise su come sono state valutate delle posizioni rispetto ad altre. Mi pare una posizione condivisibile, quantomeno conoscere i criteri di valutazione.
Bene, Sindaco, naturalmente noi ci teniamo in contatto, come si dice, per gli sviluppi in ordine alla situazione che si va facendo via via più difficile per l'ospedale di Polistena e per, lo ricordo, questa scadenza del 1º luglio che vedrà i sindaci di Saremo lì, i i sindaci, sindaci. ma anche i cittadini comuni e tutti coloro che si vogliono associare. È importante presidiare perché se perdiamo l'anestesia e rianimazione, quindi gli anestesi, perdiamo l'ospedale. Certo. Significa che è una negazione di un diritto costituzionalmente garantito. Non lo possiamo permettere e non lo permetteremo. Ci auguriamo di cuore naturalmente per il comprensorio e per tutti gli utenti che vi arrivi qualche risposta A breve. concreta prima del 1º luglio. Grazie. Grazie a voi. Nuovo in studio, questa volta però per aprire una parentesi talk, intanto ringraziamo ancora Danilo Monteneole, sindaco di Polistena Tripodi, per i ragguagli sulla situazione sanitaria che interessa non soltanto quel comune importante, ma un po' tutta la piana e in generale la Calabria. Ora però apriamo una parentesi elettorale perché ci sono i comuni interessati dal turno di ballottaggio del prossimo 26 giugno, di Catanzaro ci siamo ampiamente occupati, Paola è una municipalità importante che abbiamo trattato prima del turno, per così dire, elettorale regolare, adesso approdiamo ad Acri, una cittadina di grande importanza, di grande pregio in provincia di Cosenza. Il ballottaggio di Acri riguarderà due candidati, il sindaco uscente Pino Capalbo, che ringrazio, e lo Buonasera. sfidante, il dottor Natale Zanfina. E Zanfini, Capalbo, una sfida, ve l'aspettavate, Zanfini? Aspettavamo il ballottaggio. Eh beh, certo, Ecco, aspettavamo. era quello l'obiettivo, diciamo, primario. L'obiettivo mio era dare il ballottaggio, anche perché un sindaco uscente, onestamente, parte avvantaggiato, ovviamente, no? Da tante cose, per cui per me è un Capalbo. successo essere No, io eletto al assolutamente ballottaggio. non mi aspettavo il ballottaggio perché ero, ma non è presunzione questa, è una constatazione, cioè, mi sono reso conto nel corso degli anni che comunque c'era un consenso sull'operato dell'amministrazione comunale. Ho sempre detto che qualora non avessimo vinto al primo turno non avremmo vinto per, infatti ho vinto un po' di scommesse. Ricordiamo che lei si è fermato al 49,70%, 49,60. insomma, no? Sono andato al ballottaggio per 39 voti. La legge prevede questo, facciamo il ballottaggio con assoluta serenità, forse, con la forza delle nostre argomentazioni, e, non è un problema, cioè, la legge lo prevede, lo facciamo, quindi non. Si disputerà dunque questa finalissima. Era importante arrivare ad Acri, per l'importanza l'abbiamo detto del comune e perché, voglio dire, ci sono delle realtà locali che poi diventano anche dei laboratori politici, si direbbe, dei laboratori dialettici. Zanfini, c'è qualche novità politica durante la campagna elettorale che lei ha rilevato, qualche cosa, qualche fenomeno che potrebbe anche essere un po' esportato, oppure è stata una campagna classica? Esportato, fatto come esempio, portato come esempio. Diventa difficile trovare qualcosa che si possa esportare in Che questa campagna campagna è stata? elettorale. Come la Ma io ho valuta lei? fatto Ormai una campagna siamo. elettorale, ho iniziato la campagna elettorale, conduco la mia campagna elettorale con estrema correttezza, in assoluto con estrema correttezza. Ho sempre detto, e lui me lo può testimoniare, che il sindaco Pino Capalbo è mio amico e vorrei che continuasse a restare mio amico anche dopo, Ci insomma, no? mancherebbe. Chiaro che le visioni politiche sono completamente opposte, Beh, insomma, no? altrimenti non sareste Non saremmo al avversari. ballottaggio, insomma, no? Lui ha un modo di vedere totalmente opposto al mio, ovviamente, insomma. Per cui sicuramente poi ci confronteremo su Si questo. può dire che c'è una sorta di bipolarismo,
moderati di centrodestra contro un centrosinistra un po' più allargato? Guardi, io sono a capo di 6 liste civiche. Sì. No. Ho detto sin dall'inizio che il mio è un programma elettorale aperto, aperto a tutti quelli che volevano partecipare, che volevano dare un contributo, per cui ho accettato singole persone, ho accettato associazioni, ho accettato anche partiti politici che volevano e che intendono darmi una mano. Nelle mie liste però c'è tanta sinistra, e quindi cioè, non è che ci sia una connotazione proprio particolare, no? Io sono l'ultimo mio partito nel quale ero iscritto, il PD, per cui c'è tanta sinistra nelle mie liste, come credo che ci sia tanta destra nelle sue. Per cui... Cioè questo Capalbo non è d'accordo? No, non è così dal mio punto di vista, perché intanto io ho una connotazione politica della mia storia personale che la racconta, quindi voglio dire, io ho militato nel Partito Democratico, mi sono candidato nel 2005 la prima volta nei Democratici di Sinistra, poi ho aderito nel 2008 al PD, sono rimasto sempre nel PD. Io ho una coalizione di centro-sinistra che è una coalizione che ha i simboli, ha il Partito Socialista Italiano, ha Azione, ha Articolo 1, domani verrà Bersani ad Acri, la prima tappa che farà in Calabria, l'unica tappa la farà ad Acri, ho il Partito Democratico, poi ho una serie di liste civiche fatte da persone che comunque hanno una provenienza di sinistra e ho una sola lista che si chiama Pino Capalbo Sindaco, che invece è una lista di estrazione, diciamo, moderata, che guarda più a destra, che nel corso degli anni, alcuni dei quali hanno anche ricoperto ruoli istituzionali, ma non c'è soddisfazione più grande per un sindaco uscente che diciamo, far sì che alcune persone che la pensavano diversamente decidano di sostenere un progetto amministrativo, perché significa che quel progetto amministrativo è un progetto amministrativo valido, perché noi abbiamo trovato un comune che aveva 12 milioni di euro di massa passiva, 12 milioni di euro di disavanzo, abbiamo chiuso il 26 aprile approvando il consuntivo un bilancio con un avanzo di amministrazione di 5.848 euro, il che significa che l'obiettivo principale della mia amministrazione, il risanamento del comune, e questo non lo dico io, lo dicono il Collegio dei Revisori e lo dice la Corte dei Conti e lo dice la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, perché noi abbiamo dovuto approvare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata, cosa che non era invece avvenuta alle precedenti amministrazioni, che per ben 2 volte sono viste bocciare 2 piani di riequilibrio. Zanfini. Ovviamente non sono d'accordo. Perché? Sono i numeri. Allora, andiamo sulla lista. Nella lista di cui ha parlato Pino Capalbo c'è uno che è stato mio competitor fino all'ultimo per diventare il candidato del centrodestra, chiamiamolo così, per cui poi non so perché, o meglio io lo so il perché, è andato in un'altra lista. C'è un ex sindaco facendo funzione dell'UDC che si ritrova nella sua lista. Ci sono tanti candidati che erano nel centrodestra che si trovano nella sua lista. Quindi dire che è una connotazione estremamente solo di sinistra non è corretto. Ma io ho non detto è un'altra cosa. Non mi interrompere, Pino. Allora, poi per quanto riguarda il dissesto non sono assolutamente d'accordo, in modo più assoluto, perché forse viviamo in 2 paesi diversi. Perché? Allora, la certificazione del dissesto è una cosa semplice, banale, no? Nel momento in cui il comune esce dal dissesto, la prima cosa che fa qual è? Diminuisce le tasse. Non è diminuita una sola tassa. Poi c'è una massa passiva. Cioè non sono stati pagati i creditori del comune, neanche quello che l'OSL, che ha stabilito il 50-60%, credo, non sono stati pagati in modo più assoluto, quindi non si è uscita dal dissesto. Siamo ancora nel dissesto. Lei dice ci siamo dentro. Ci siamo dentro il dissesto, non solo ci siamo dentro il dissesto, ma rischiamo un'altra procedura perché, ripeto, non sono stati pagati. Sindaco, in breve, perché adesso parliamo di apparentamenti, mancati. No, volevo prego, se possibile, prego. Replicare, perché io potrei dire che ad esempio ci sono alcuni consiglieri comunali che erano nella mia maggioranza nel 2017 che sono fatti promotori di liste a sostegno di Natale Zambini. Cacciati dalla maggioranza, perché non, assolutamente, ma che sono di sinistra. Ma non è questo il punto. Il ragionamento oggi è sono saltati gli schemi. Io faccio un ragionamento tecnico ed è quello che mi permette il mio amico
Natale Zambini, che fra le altre cose, quando si è candidato, l'ha detto lui stesso, ha militato nel PD e al Consiglio Provinciale della provincia Partito di Cosenza, Democratico. Ha avuto il mio sostegno, io ero segretario del PD. Lui ha fatto due deputati segretario del PD grazie al mio sostegno, no, perché voglio ribadire. Grazie al sostegno degli iscritti. Precisiamo una cosa. Se no sembra che siamo, cosa, c'è Pippo Baudo che ha inventato. Io ero già nel PD, lui no, ha... No. Chi ci vede fuori da Acre, magari... Chi vede fuori da Acre dice, ma perché questi qua concorrono in maniera divisa? Io volevo fare... Chiedo scusa. Fammi precisare. No, precisa, però poi... Sì, facciamo la precisazione politica e poi faccio il PD. Il PD, loro dimentica, il PD è un partito nuovo. Il PD è un partito che io, nel mio piccolo, ho contribuito a formare ad Acre. Assolutamente. Così come il mio referente, che era Marco Follini, a livello nazionale, è stato uno dei saggi fondatori del PD. Quindi non è che è rimasto... Con un trascorso anche lui, lo dici, eh? Per cui il PD voglio sottolineare che era un partito, è un partito nuovo. Per cui non è che il PD è il Partito Comunista, è una cosa completamente diversa. No, assolutamente. Io no, ho per detto dire, che giusto per precisare. No, io ho detto che ho seguito un percorso lineare, però su questo un minuto. Il dottore Zambini confonde due cose. Allora, si esce fuori dal dissesto quando si ottemperano alle prescrizioni, no, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Questo non lo dico io, lo dice la legge. Quindi un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata, tu parti il primo anno, noi ci siamo insediati nel 2017, non c'erano documenti contabili, sono andato 4 volte a Roma, approviamo nei 5 anni, ci viene approvata l'ipotesi e noi abbiamo portato un avanzo di amministrazione, cioè uscire fuori dal dissesto tecnicamente significa riequilibrare il bilancio, cioè vale a dire se hai un disavanzo fra entrate e uscite di 12 milioni di euro devi portare un avanzo di amministrazione ed esci fuori dal dissesto. Il dottore Zambini confonde la procedura dell'OSL, che invece è una procedura fallimentare, per farci comprendere magari da chi non sì, è stiamo addetto, entrando nel da chi non è addetto, da chi non è addetto ai lavori. Allora, l'OSL si occupa della massa passiva certificata al 27/12/2016, anno in cui è stato dichiarato il dissesto all'ex sindaco Nicola Tenuta, che è un sostenitore dell'attuale... Qua c'è da precisare, dopo precisare. No, però vorrei uscire dal tecnico. Dire però che Acre non è fuori dal dissesto, quando lo dice la Corte dei Conti, è un conto è dire l'OSL ancora sta lavorando, ma ben venga che lavora l'OSL, perché funziona così, e concludo. L'OSL ha 12 milioni di euro di massa passiva, ha proposto all'amministrazione comunale la procedura semplificata, con delibera di giunta abbiamo accettato. Che fa l'OSL? È stato pagato. No, non è affatto vero, ci vedete qua. Vogliamo dirli? Io ci ho i dati, quindi se vogliamo dirli. Siete inconciliabili. Allora, abbiamo però dire che noi siamo d'accordo. Dire confondere l'OSL, il lavoro dell'OSL, l'OSL può rimanere anche 10 anni. Ma il comune è fuori dal dissesto. Si paga a spese del comune. E che significa questo? Vedremo i prossimi mesi, credo che saranno decisivi. Torniamo alla politica, torniamo agli apparentamenti che non ci sono stati, si sono lette delle cronache su un confronto, su alcune trattative, alcune carsiche, altre un pochettino più palesi, che hanno riguardato, se non sbaglio, il candidato Cofone al primo turno, interprete diciamo di un'alleanza che vedeva insieme tra le altre anche Sinistra e Libertà il Movimento 5 Stelle. Ci sono state trattative con entrambi, però poi però poi non si è arrivato a nulla. Nessuna trattativa, ognuno ha fatto la sua politica e è andato avanti. I colleghi che hanno riportato di questi approcci, non ci sono stati. Ma guardi, io l'ho detto. Nessun apparentamento, come mai? Ma per un semplice motivo, io ho fatto un ragionamento facendo un po' di politica da un po' di tempo, no? Allora, nel momento in cui ci si candida in alternativa al PD, quindi al centro-sinistra tradizionale, poi c'è la lista, e do ragione all'amico Zambini, che è fatta da ex amministratori e da persone che vengono da un mondo diverso dal mio, così come nella sua coalizione. Nel momento in cui
Sinistra Italiana si pone come alternativa per avere un mio eventuale, io non avrei fatto apparentamenti, perché gli apparentamenti comportano una ridistribuzione dei seggi all'interno della coalizione apparentata, quindi io avrei perso un seggio, quindi questa è la legge, poi la possiamo interpretare anche in maniera diversa. Però il ragionamento che ho fatto io, nel momento in cui Sinistra Italiana, che ha avuto un ottimo risultato, non prende le distanze da un eventuale apparentamento con una coalizione che si civica, ma che ha soprattutto una matrice di centrodestra, perché l'altro giorno è venuto, ha fatto visita istituzionale e per rispetto istituzionale, essendo ancora io sindaco, mi ha anche invitato, no? È venuto il viceministro, il sottosegretario della sanità Costa, che sostiene il dottore Zambini, che è di Coraggio Italia, se non sbaglio, giusto? No, noi con l'Italia. Noi con l'Italia, chiedo scusa. Con lui. Allora, nel momento in cui all'interno della coalizione di Natale Zambini, ci diamo del tu perché abbiamo rapporti di amicizia da tempo, ci sono anche pezzi della Lega, nel momento in cui viene Gallo oggi, stasera, Gallo sarà a sostegno di Natale Zambini, ma Sinistra Italiana avrebbe dovuto prendere le distanze da un eventuale ragionamento di apparentamento che non c'è stato, no? con la coalizione capeggiata dal dottor Natale Zambini, non l'ha fatto e quindi io non ho chiamato nessuno. Dottore, io mi rivolgo agli elettori. Sì, no, le dico, sì, le chiedo, sì, anche, lei si aspettava insomma questa assenza di apparentamento, avrebbe voluto un apparentamento? Allora, io so semplicemente una cosa, mi dispiace per lui dirlo, però si è candidata contro Pino Capaldo, contro un certo modo di amministrare, lasciamo perdere, per cui è stata la coalizione che più ferocemente ha attaccato, e me ne puoi dare atto, il modo di amministrare dell'amministrazione Capaldo, per cui anche ultimamente non ha fatto l'apparentamento, però ha dichiarato, ci sono gli articoli del giornale, che non appoggia assolutamente la sua coalizione. Se non aveva fatto l'apparentamento, quindi non voto libero. Assolutamente la è voto libero, giusto? Non ha detto la stessa cosa della mia. Questo non l'ha detto. Ma non poteva nemmeno. Quindi lei crede di poter intercettare insomma i voti di Cofone? Io sono assolutamente sicuro di intercettare la stragrande maggioranza dei voti di Cofone, perché ripeto, i presupposti per cui è venuta fuori questa lista, ecco, se c'era l'unione del centro-sinistra o della sinistra, avrebbe dovuto confluire nelle sue liste. Ma che non ha fatto. Fammi finire, per cortesia. Prego. Ma c'è un motivo che salti, però. Ora ne parliamo. Io salto sempre, perché ho capito, perché se dico le cose che non ti piacciono le salti. No, salti il motivo del perché non l'abbiamo. Non c'è stato nessun tentativo né da parte mia di apparentarmi, semplicemente abbiamo condiviso tante di quelle cose, poi ne parliamo con Angelo Cofone, che lui non ha condiviso con noi. A proposito delle cose, delle cose che avete condiviso, io devo dire la verità, noi avevamo chiamato diciamo i candidati tutti quanti, no? Quelli che si sono schierati già dal primo turno e che poi sono stati scremati insomma dall'esito elettorale di 2 settimane fa, ad un primo confronto diverse settimane or sono. Poi però a fronte della disponibilità, perché bisogna diciamo narrare i fatti per come sono andati, del sindaco, si sono registrate le defezioni, tra cui la sua, quella dottor Cofone, poi mi ricordo anche una telefonata, dottor Zanfini, poi mi ricordo anche una telefonata del dottor Cofone, dove in pratica mi dicevate: noi non intendiamo partecipare al confronto televisivo promosso dal Corriere e credo anche ad altri, perché abbiamo sottoscritto un accordo sulla legalità, un protocollo, certo, mentre il sindaco no. Zanfini, come la spieghiamo? Allora, ci sono due cose che devo precisare. La prima, è stato chiesto un consiglio comunale aperto sulla legalità, chiesta dei consiglieri comunali uscenti. Io non c'entro, perché in questo io ancora non ero nemmeno candidato, si parlava di una mia candidatura, ma eravamo finire della consigliatura, diciamo in campagna, per cui, virtualmente. Per cui lui ha ritenuto, non lo so per quale motivo, o meglio posso pure immaginarli, ha ritenuto non convocare un consiglio comunale aperto su questa tematica. Non mi appartiene, mi fermo là. Dopodiché, nel momento in cui io vengo designato sindaco, candidato a sindaco, chiedo anch'io di firmare un patto per la legalità. Insieme agli altri candidati? Insieme all'altro candidato, Angelo Cofone. Allora, chiedo un patto, poi le spiego il motivo ovviamente, insomma, perché abbiamo chiesto questa cosa. Certo. Il sindaco uscente non l'ha voluto firmare questo patto. Allora, nel momento in cui un sindaco uscente non firma un patto per la legalità, ma adesso se vogliamo, dobbiamo approfondire le motivazioni, allora io a questo punto mi rifiuto il confronto. Rifiuto il confronto perché non ci sono le regole, non c'è rispetto delle regole in questo caso. Non può dire.
non c'è rispetto, non c'è rispetto delle regole, perché poi arriviamo al merito di questo, insomma, di questo protocollo, di questo documento. Sindaco, lei perché non ha aderito allora, a questa iniziativa? Allora, intanto non ho inteso sottoscrivere il patto di legalità per due ordini di motivi. Intanto perché chi amministra, non, mi sembra il patto dell'ovvio, deve osservare le norme. Tu diventi sindaco e devi servire con onore e disciplina la tua funzione, giuri. Ma poi il ragionamento qual è? Applicare le norme è per chi come me, ho la presunzione, facendo nella vita precedente, perché in questo momento, in questi 5 anni ho fatto solo il sindaco, l'avvocato, devo per forza osservare le norme. Io vi leggo un attimo la norma, no? 3 minuti. E loro noi approviamo il 26. No, 3 minuti di norma. Allora, dal momento della. Ve la sintetizzo. Dal momento, siccome la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale è aperto, non fatta dal candidato a sindaco Natale Zambini, ma da consiglieri che sono candidati con Natale Zambini. Io non c'ero. Ma era già ufficializzato. No, non era ufficializzato, mi dispiace, informati meglio. No, era ufficiale. Si parlava del mio nome. Ma se applichi la norma. E dal momento di indizione dei comizi elettorali tu non puoi convocare i consigli comunali se non per due motivi. I tempi c'erano. Non comunque, c'erano i tempi perché c'è la norma. Ma non mi riguarda. Ma se vogliamo, ma la leggiamo? Dopo il decreto del 31 marzo, voi l'avete fatta, c'ho la richiesta qua. Quindi lei, diciamo, allora, ha motivato questo rifiuto con l'impossibilità giuridica e legislativa, secondo lei, il rifiuto del Consiglio Comunale. Però poi c'è il protocollo, no? Allora, poi c'è il protocollo. Non sottoscrivo il patto dell'ovvio perché la candidabilità, perché qua il ragionamento non è il patto di legalità, perché ognuno di noi, no? Natale Zambini vincerà le elezioni, probabile secondo me, ma osserverà le norme. Io vincerò le elezioni, osserverò le norme, no? Cioè questo è il discorso. Il ragionamento è che è stata fatta una brutta campagna elettorale, e lo dico con molta franchezza, io lo dico all'amico Natale Zambini, dove noi abbiamo cercato di elevare il ragionamento parlando delle cose che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto e di quello che faremo. Qua invece si è alimentata una gogna mediatica su alcune candidature, e mi riferisco a una in particolare, che ha un processo pendente. Ora, viviamo in uno stato di diritto? Quando ci si allega, quando ci candidiamo, dal 2019 è cambiata la normativa, devi allegare, devi fare i siti delle varie liste civiche, allegare curriculum, devi allegare il programma e devi allegare il certificato del casellario giudiziario. Se la normativa ti consente la candidabilità, ma chi può stabilire se Pino Capalbo, per fare un esempio, o Natale Zambini è candidabile o meno? Lo stabilisce Natale Zambini o Pino Capalbo? Sì, lo stabilisce lei, la legge. Ma lei ha visto e ha interpretato quale strumentale il documento? Sì, assolutamente sì. Perché non è così? Perché non sarebbe stato strumentale allora, questo patto allora, sulla legalità adesso che voi avete firmato il sindaco? Adesso devo dire le cose che non mi sono rifiutato di dire in campagna elettorale. Ma le devo dire, perché se lui parla in questi termini io devo rispondere, insomma. Sì. No? Cioè, siamo qui per questo. Praticamente la commissione elettorale antimafia si esprime e dice che in Italia ci sono 18 impresentabili. Ci sono 18 impresentabili. Vabbè, purtroppo, e anche quello è un amico mio, ma purtroppo uno è nella sua lista. E quindi? Allora, a questo punto, firmare un patto di legalità per me significava, no, un patto etico, un patto di moralità per Acri, in cui si impedisce di candidare queste persone. Perché? Perché fanno un danno d'immagine al paese. Non è che sono incandidabili o ineleggibili, non l'ho mai detto questo, né lo dico. Sono candidabili, sono eleggibili, addirittura, nel suo processo, che io gli auguro di cuore, perché ripeto, è un amico di uscirne indenne, il comune si è costituito parte civile con lui. Lei dice c'era una ragione di opportunità, ragione per la quale era inopportuno, non posso, lo stesso illegale, posso, era inopportuno posso. Fare questo tipo di candidature, come erano inopportune altre cose di cui parleremo fra poco. Ma ne possiamo ecco parlare. Forse non abbiamo tutto questo tempo, perché dovremmo possiamo, anche andare ai programmi. Però su questo voglio dire, le ragioni di opportunità, se mi consente, abbiamo detto che ci sono del tuo, del lei. Allora, se mi consente, non li stabilisce il Presidente della Commissione Antimafia, perché il Presidente della Commissione Antimafia deve certificare la candidabilità o meno, perché altrimenti io potrei dire, da quello che mi risulterebbe, non lo so,
che hanno chiesto le dimissioni tutti i componenti della commissione antimafia quando il presidente Morra ha detto, magari inavvertitamente, quella frase infelice sulla Sindaco, si può dire davanti agli ascoltatori che lei si è assunto la responsabilità politica di questa candidatura, di una candidatura leggendo però, leggo carte alla mano, leggo a proposito della candidatura, lo diciamo pure, dell'avvocato Luigi Maiorano, che è coinvolto in un... lo dico io, non c'è bisogno che lo dice nessuno perché l'ha detto Morra, quindi voglio dire. Allora, nell'ultima udienza, intanto stiamo parlando di un imputato in un processo che risale al 2014, siamo nel 2022, nell'ultima udienza relativa al processo a Caruzzi Abisso è stata sentita la persona offesa, dirigente di settore del comune di Acri, che sottoposta all'esame del PM e difensori degli imputati, con riferimento alla posizione del Maiorano imputato per concussione aggravata, difeso l'avvocato Pierluigi Pugliese, ha categoricamente escluso di aver subito minacce, costrizioni o intimidazioni da parte di Maiorano. Il processo proseguirà per gli altri imputati. La difesa, scagionato. La difesa, ma per carità, no, fa bene a difendersi. Questo è un giornale. È un giornale. E qui Cosenza. Sì, Sindaco, però. Scagionato. Non andiamo nel processo, nel merito dei fatti, perché ci sarà un fatto questo. Ci sarà una magistratura. Non l'ho fatta io questa campagna elettorale. Io riassumerei i termini della questione volgarmente così. Cioè, c'è stato un protocollo. C'è la legge, io sono un protocollo sulla legalità a livello nazionale. Probabilmente il sindaco ha inteso non aderire per ragioni, dal suo punto di vista, riguardanti un'eventuale strumentalizzazione di questo atto. Zanfini e Cofone, immagino, avessero altre intenzioni. Sta di fatto che c'è una inconciliabilità, diciamo, di merito e politica anche su questo tema. Abbiamo pochissimi minuti, è bella anche la conversazione a fronte, devo dire, di una bella campagna elettorale forte. Però facciamo così, io andrei verso gli appelli elettorali, credo che questo sia l'ultimo dal punto di vista televisivo, poi avrete la fase comiziale da qui fino alla fine della settimana. E però, vorrei che ciascuno di voi facesse un appello elettorale. Però un'altra cosa, dica. Sul patto di legalità, perché non è stato concluso questo, insomma, no? Sì. Sarebbe stato opportuno, ripeto, non parlo di legalità, non parlo di candidabilità, non parlo di altre cose, sarebbe stato opportuno non candidare nelle liste persone che hanno avuto degli incarichi da parte del comune. Ma stiamo scherzando? Allora, noi viviamo. E fammi allora, finire, e fammi, no, finire, vabbè, e fammi finire. Però l'importante è che poi posso replicare. No. Facciamo questa risposta, perché poi ci sono liste, nella lista di Pino Capalbo, io dico, purtroppo, per l'immagine della città, non parlo dei candidati, non parlo delle persone che, ripeto, stimo nel modo più assoluto, però se uno riceve l'incarico da parte del comune, è opportuno candidarsi nelle liste? Perché qua sta passando un messaggio, e lo dico anche per te. Lo dico anche per te, e non ti fa del bene. Sta passando il messaggio che chi vuole lavorare col comune si deve candidare con Pino Capalbo. Non è così. Allora, guarda, dovrebbe essere così. Allora, assolutamente. E questo è il punto fondamentale. Solo non è così, no. Perché io, siccome sono molto lineare nelle cose. Ci sono le delibere. E come no? Ci sono le delibere, non è che io mi invento delle cose, anche perché c'è un altro fatto di cui dovremmo parlare, e chiedo perché io sono convinto di vincere le elezioni, è stata proprio questa campagna elettorale. Noi viviamo in una realtà di 20.000 abitanti. Allora io su 112 candidati, 7 persone, 3 delle quali hanno, attraverso una selezione fatta non dal comune di Acri, ma dall'Università della Calabria, Polo Inclusione, hanno in pratica dei rapporti col comune. Ma loro citano le nostre 3 persone e poi alcuni tecnici. Sono 7, non c'è bisogno che me lo dici. Lo dico. No, da voi sono 4. No. Allora, ma si sono contate contro di te, non con te. Ho capito, con voi è libero, uno può candidarsi liberamente. È opportuno. La selezione viene fatta all'Università della Calabria, non dal comune di Acri. Ecco, da chi è stata fatta? Allora andate a vedere le carte.
elezioni. Dall'università della Calabria? Non lo so. Dall'università della Calabria? C'è un candidato, dottor Floro, c'è un candidato. Sì. Non facci nome perché mi dispiace. No, no, no. Sono sceso in un campo che non mi appartiene. Come ci siete scesi in campagna elettorale, ci scendiamo pure. Chissà perché un candidato, possibile candidato a sindaco. Chiudiamola questa domanda. Chiudiamola qua. Allora, il possibile candidato a sindaco che riceve un incarico di 13.000 euro, chissà perché. Magicamente, ma non sono candidato con lui. Allora, il candidato a sindaco di cui parla il dottor Zambini è un candidato che in 5 anni, perché gli uffici hanno rispettato il criterio di rotazione, ha avuto un incarico. Non si è candidato col centrodestra per un semplice motivo, non per l'incarico, perché il candidato a sindaco doveva essere lui. Siccome hanno scelto Natale Zambini, non si è trovato d'accordo con la sua candidatura, perché voleva un altro candidato di Fratelli d'Italia, fra le altre cose, e quindi ha preferito candidarsi con noi. Comunque vada, la democrazia e la dialettica politica a Crese è bella viva e credo che rimarrà tale per tantissimo tempo. Siamo agli appelli finali, perché abbiamo sforato i 30 minuti concessici dalla rete. Un appello di un minuto, guardiamo la telecamera. Prego. Sindaco, inizia lei. Ma guardi, allora, l'appello che faccio ai cittadini di Acri, io ho sempre detto che la funzione di sindaco è una funzione che può riempire di dignità, diciamo, la vita di una persona, oppure può svuotarla di dignità. Mi avete il rapporto sentimentale che ho sempre detto si è creato nel 2017, oggi si è rafforzato, non vinco per 39 voti, vado al di sopra delle liste in tutte le sezioni tranne San Giacomo d'Acri, è passato il messaggio della continuità. I fatti sono come pietre, possono essere discusse, ma consegnate 4 scuole, ci sono i bambini dentro, il dissesto è quello. E quindi io chiedo continuità e soprattutto stabilità, considerato che, visto il clima che si è creato, lo dico con molta franchezza, io credo che qualora dovesse verificarsi l'anatra zoppa non ci saranno le condizioni perché si possa governare insieme, perché i nostri programmi sono assolutamente alternativi. Quindi continuità e stabilità, che sia un voto libero, e il 26 nel chiuso della cabina elettorale votate secondo coscienza, secondo ragionevolezza, e soprattutto rinnovate la memoria. Dottor Natale Zanfini, allora, il suo di appello. Allora, il mio appello è questo: io voglio che nel comune di Acri torni un po' di agibilità democratica, semplicemente questo voglio che il comune sia una casa di vetro dove partecipano tutti i cittadini alle scelte e dove le scelte non vengono imposte, dove il voto sia libero, veramente libero, dove non si vota perché si deve restituire un favore ottenuto. Questa mi sembra la cosa più grave in assoluto. Lascia perdere. Facciamo concludere. Dove non si vota per obblighi, dove soprattutto, lui ha detto una cosa gravissima adesso, no? Ha detto che se vinco io ci sarebbe l'anatra zoppa e mi manda a casa. A casa non mi manda lui a casa, perché se la legge prevede che c'è l'elezione del sindaco separata da quella dei consiglieri, il consiglio si forma nel comune. Nel comune, poi voglio vedere io, no, se i consiglieri della sua lista debbono rispondere a Pino Capalbo o debbono rispondere alla cittadina? Al programma. Debbono rispondere a chi? Al programma elettorale. Io credo che debbano rispondere agli elettori che li hanno mandati a governare. È stato un confronto. Per cui a questo punto... Sì. Concludo, vediamo poi un attimino, insomma, cioè, perché no. Questo qua significa umiliare i consiglieri comunali, perché i consiglieri comunali, suoi e miei, pensano, ragionano con la testa, per cui scelgono non per salvare il suo posto di lavoro, il suo posto come sindaco. No, per favore. Per carità. Il suo posto da sindaco, la sua poltrona da sindaco nel voto. Debbono guardare l'interesse dei cittadini. Questo vi dico io. Signori, il confronto. Un voto. Poteva andare avanti forse per altre 2 ore, ma noi abbiamo questi tempi. Io ho notato, perché di confronti ne abbiamo, diciamo, ospitati diversi, una
una grande comunque signorilità, pur nella differenza e nella inconciliabilità totale della politica. Mi la mano pure. Ecco, beh, vi faccia paura tutto quello che è inciucio, tutto quello che è marmellata, invece esaltate bene col voto e con la democrazia quello che è diversità politica. Una cosa però deve essere certa, che comunque vada, qualunque saranno i ruoli che assegneranno rispettivamente gli elettori a Cresi, a Zanfini, a Capalbo a Zanfini, è una fase dura, delicata, dove bisognerà per forza trovare dei punti d'incontro, perché c'è da ricostruire dopo il Covid, c'è da in un certo senso ammortizzare quelli che sono i rigori economici di una guerra e di una situazione internazionale che sappiamo tutti qual è, ma soprattutto c'è da onorare la democrazia a Crese attraverso un contegno, un atteggiamento anche comiziale in queste ultime fasi che sia davvero degno, che sia davvero civile, quindi calma, e lasciamo che lo spettacolo della democrazia si rinnovi sotto la bandiera della civiltà. Grazie ancora. Grazie a voi. Faccio mio il suo appello. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi.